di mezzanotte, direi benissimo l'approccio, no? Forse è lì che l'Arezzo l'ha vinta la partita, perché l'ha sbloccata subito, c'era stato anche un rigore abbastanza evidente non concesso dopo 40 secondi, però insomma si è capito subito che oggi per la Narnese tirava una brutta aria, direi. Io credo che l'approccio alle partite sia fondamentale. Se vuoi dimostrare di essere più forte degli altri, devi partire subito forte, perché questo campionato è difficile, è proprio questo che a me è piaciuto. Cioè, noi siamo partiti forti per cercare subito di mettere sotto Narnese. Poi il rigore c'era, non c'era, non l'ho visto, quindi io avevo la gente davanti. Scusate, però credo che proprio l'approccio alla partita, la voglia di vincere, in questi casi fa la differenza. Poi il resto è venuto da sé, insomma. 4-4-2, che indicazioni hai avuto? Oggi era la novità tattica importante, no? Questo cambio di modulo, insomma, credo che da questo punto di vista tu possa essere soddisfatto così. Sì, sono soddisfatto perché vedo i ragazzi che mi seguono molto, che apprendono, sono tosti, sono grintosi, cioè anche alla fine non volevano prendere il gol. Questi sono segnali per me importantissimi. L'ho provato tutta la settimana, ieri ci ho riflettuto bene, mi piaceva molto, mi era piaciuto come l'avevamo fatto, anche se ero molto soddisfatto da parte di domenica Ostia, che abbiamo giocato con i tre a centrocampo, con i tre davanti. Quindi quello che ho detto in tempi non sospetti, questa squadra può fare due moduli. Io, a me non piace averne 4-5, cambiare, dopo per l'esigenza si fa tutto, però diciamo due moduli dove questa squadra può cambiarli anche in corsa. L'ultima mezz'ora abbiamo giocato tre, e quindi sono soddisfatto, sì. Tra le cose che invece potresti migliorare, non lo so, la gestione della seconda parte del primo tempo, forse ti chiedo un po' di cercare il pelo nell'uovo, il rigore sbagliato da Issoussi, che magari poteva essere anche statisticamente importante per lui, cosa c'è da questo punto di vista? Ma no, fino adesso ha sempre fatto cose, rigore, quindi il rigore è un tema all'otto. Io, per me era importante che lui prendesse il rigore, dopo sei il rigore lì è un tema all'otto. E si è inserito benissimo su una palla, ha fatto una gran cosa, però c'è sempre da migliorare, perché la cosa peggiore che una squadra può fare è sedersi, perché diventi una squadra dopo vulnerabile. Noi sappiamo che abbiamo fatto bene domenica scorsa, abbiamo fatto bene oggi, c'è da migliorare sicuramente anche nel palleggio, ma oggi la squadra mi è piaciuta molto, ha palleggiato molto, ad un certo punto la palla l'avevamo sempre noi. È impensabile di andare a ritmi altissimi come la prima mezz'ora tutta la palla, è impensabile, però quella mezz'ora può essere devastante, e dopo hai i piedi per andare avanti e continuare la partita.